Giuliana Colucci, per il momento, non accetta la candidatura del centrodestra per le prossime elezioni di maggio. La dirigente scolastica del liceo classico Zingarelli ha fatto sapere le sue motivazioni in un comunicato stampa mandato alla redazione di Speciale News. Il nostro telegiornale ha rilanciato per prima il comunicato nel corso di una edizione straordinaria questa mattina alle 9:30. Vi riproponiamo integralmente il comunicato della dirigente scolastica. Dopo un mese di comunicati stampa, commenti e illazioni circa la mia persona e le mie decisioni, è giunto il momento di sciogliere ogni riserva, rompere il mio silenzio e spiegare ogni cosa. Chiarisco subito, alle condizioni attuali non mi posso candidare sindaco per il centrodestra. Per spiegare il perché devo necessariamente in questa sede raccontare come sono andate le cose, riservandomi di chiarire più nel dettaglio, in forma meno sintetica di queste note, in altra sede. Verso la metà di gennaio mi si chiedeva la disponibilità a candidarmi per il centrodestra alla carica di sindaco della città di Cerignola. Da subito dissi che avrei potuto prendere in considerazione l'idea di candidarmi se tutti avessero fatto un passo indietro, se tutti fossero stati compatti e se io avessi avuto la libertà di fare una mia lista personale. Ad oggi tutto ciò non è avvenuto. Molti vogliono essere i protagonisti, nessuno esprime problemi personali nei miei confronti, ma alcuni non intendono e preferiscono il personalismo e garantire gli interessi di pochi. In questo periodo ho iniziato a documentarmi, a studiare, nel vero senso della parola, a lavorare intorno ad un progetto di città possibile, condivisibile. Ho incominciato a scrivere un modello nuovo di amministrare la cosa pubblica, di contrastare la illegalità, di affrontare l'emergenza sociale, di diffondere una cultura di marketing della nostra città, di sviluppo delle attività produttive. Insomma, ho prefigurato insieme ad un gruppo di persone per bene, oneste, fuori dai giochi di palazzo e soprattutto non portatrici di interessi personali, una vera e propria rivoluzione culturale su cui impostare una campagna elettorale ed eventualmente un'azione di governo da sindaco. Intanto il web impazzava e io, per senso di responsabilità, ho finora evitato ogni commento che potesse compromettere la ricerca dell'unità. Tuttavia, ad oggi nulla di quello che avevo chiesto si è realizzato. Io non scendo parti. L'onestà, la coerenza e l'intransigenza sui valori che sono propri della mia persona infastidiscono, fanno paura. La politica dell'attendismo non è la mia. Non ho registrato la forte volontà di lavorare intorno a un progetto favorevole alla città, quel progetto da me studiato in questi mesi. A tal forte volontà avevo, come ripeto fin dall'inizio, condizionato la mia eventuale accettazione. Per tali sintetici motivi, e non mancheranno tempi e modi per precisare quanto avvenuto finora, comunico che sino a quando non registrerò la volontà unita di un impegno reale, concreto, onesto, la mia intenzione è di non candidarmi alla carica di sindaco della città di Cerignola. Questo chiarimento era doveroso per le tante, ma proprio tantissime persone che mi hanno incoraggiato e credono in me. A loro va il mio più sentito ringraziamento. Se accettassi le attuali condizioni perderei la mia dignità e la vostra stima. Io ho un lavoro che amo e se tutto dovesse rimanere allo status quo, continuerò a lavorare con passione nel mio ruolo di dirigente scolastico e a formare generazioni preparate e capaci di dare a questa città la svolta che essa merita. Buona